Good morning, beautiful people, e bentornati in un nuovo episodio di Coffee Talk, la rubrica per parlare di marketing e comunicazione digitale. Se siete nuovi su questo canale, piacere, io sono Arianna, sono un holistic business strategist, mi occupo di strategie di comunicazione per piccoli business, imprenditori e freelance che vogliono lavorare e comunicare in modo consapevole. Questa rubrica si chiama Coffee Talk perché solitamente vi parlavo con una tazza di caffè, ma il caffè non fa più parte della mia vita perché non posso più berlo, quindi ho una tazza di tè. Tra l'altro oggi tutto dello Sri Lanka, la tazza bellissima con gli elefanti e il tè, che però è un'infusione ed è caldo e quindi lo lascio un attimo da parte. Allora, il tema di oggi è business offline e marketing digitale. Perché un business offline, quindi che non fa vendita online, dovrebbe avere una presenza online? Ci sono varie domande che vi potete fare per capire se il vostro business offline, ha bisogno di una comunicazione online. La prima tra quale è: dove spende il tempo il vostro cliente ideale? Quindi, questo proprio in generale, non solamente per la questione marketing digitale, però per capire dove noi ci dobbiamo concentrare per fare la nostra promozione, per comunicare il nostro business, è capire dove possiamo trovare il nostro cliente ideale. Quindi, nel caso dell'online, quali social media utilizza, che tipo di siti naviga? Ok, è chiaro che se il nostro cliente ideale spende effettivamente tempo online, è per noi importante essere su quella piattaforma e comunicare su quella piattaforma e cercare di interagire con questo cliente, perché altrimenti perderemo appunto un'occasione di farci conoscere o di instaurare una relazione. La seconda domanda è: dove fanno ricerca per informazioni? Quindi, se il vostro possibile cliente ricerca informazioni online, per esempio su Google, è chiaro che è importante per voi comparire tra i risultati di ricerca. Ok? Quindi mi immagino un ristorante, un negozio, un centro estetico, una palestra, qualsiasi cosa. Io sono la prima che, se ho bisogno di qualcosa, anche nella mia città dove sono nata e cresciuta, faccio una ricerca online, quindi cerco un centro estetico, cerco un ristorante, magari con le varie categorie, vegano, vegetariano, indiano, cinese o altro, negozio di occhiali, negozio di abbigliamento. Faccio ricerca online perché ovviamente non posso conoscere tutti i negozi della mia città, non posso sapere se ci sono dei negozi nuovi. E poi è anche importante, e questa è un'altra cosa, è importante per il tuo cliente ideale avere un riscontro da altri clienti. Nel senso che quando noi non facciamo comunicazione online, l'unico feedback, tra virgolette, che ci arriva su un business è quello di amici, parenti che l'hanno già provato. Però capiamo che nonostante quello sia effettivamente una cosa molto importante da sostenere, da tenere in considerazione, può essere, specialmente se abbiamo appena iniziato, che nessuno, che io sia la prima a provare un determinato servizio della mia cerchia di conoscenti. Quindi è importante, magari per i vostri clienti, avere anche l'opinione altrui, quindi magari attraverso appunto recensioni, feedback, eccetera, eccetera. Quindi avere, per esempio, un profilo Google My Business potrebbe aiutarvi perché potreste raccogliere le recensioni dei clienti che vi hanno già provato, soddisfatti o insoddisfatti, sperando siano più soddisfatti, e quindi dare riprova a possibili nuovi clienti della qualità del vostro lavoro. Questo ovviamente online è molto facile farlo e quindi io non ho bisogno di conoscere l'altra persona per venire a conoscenza della sua opinione su di voi, ma posso appunto semplicemente navigare il cyberspazio e trovarmi direttamente tutte le informazioni lì. L'altra cosa che è importante e che effettivamente una presenza digitale curata dà è quella di notorietà e validità alla marca.
Allora, qui è un po' una lama a doppio taglio, nel senso che è vero che ci sono business con una presenza online bellissima, ma che poi hanno una qualità scarsa, così come è vero che ci sono dei business fantastici, ed è più delle volte, business fantastici con una presenza online impolverata, sarò gentile. però è chiaro che molto spesso il primo contatto che abbiamo con un'attività è quella proprio online, perché attraverso i social media, attraverso il sito web, io prima di recarmi nel luogo, quindi nel negozio o nel ristorante, eccetera, la prima cosa che vedo è appunto il sito internet o i social media. Quindi quella è la prima impressione, okay, che faccio al mio cliente. Quindi è chiaro che se io non riesco, diciamo, a sostenere, a offrire una prima impressione positiva e a invogliare l'utente a recarsi nel mio punto vendita, è probabile che questo utente non ci venga neanche e scelga un concorrente. Anche se io magari all'interno del mio punto vendita o col mio ristorante gli avrei offerto una bellissima esperienza o dei prodotti di altissima qualità. Lui non può saperlo prima di recarsi da noi, quindi si basa su ciò che gli presentiamo. Quindi, specialmente se la vostra realtà ha valore, ha sostanza, ha qualcosa di speciale da offrire, è importante che i canali social e il sito web rispecchino questa cosa e siano in grado di comunicarla, perché altrimenti l'utente non può saperlo prima di recarsi da noi. Dovrebbe basarsi sulla fiducia, ma la fiducia si guadagna con il tempo. E ricordatevi che viaggiamo cioè viviamo in un mondo ad altissima velocità e con tantissime opzioni. Quindi, mentre in passato magari c'erano solo uno o due ristoranti in una città oppure un solo negozio di scarpe, adesso non solo ci sono tantissimi negozi di scarpe, tantissimi ristoranti, ma io ho la possibilità di acquistare anche online. Questo vuol dire che se io non trovo un negozio di scarpe che vende le scarpe che io voglio, oppure che mi invoglia ad andare in quel negozio di scarpe, è probabile che io acquisti da un'altra parte o acquisti online. Quindi l'obiettivo dei siti web per i business locali che vendono offline è quello di presentare al meglio l'attività, quindi valori e far capire che c'è sostanza dietro al business. Presentare l'offerta in modo che l'utente sappia che quel prodotto lo può trovare in quel punto vendita, ma allo stesso tempo, quindi cosa in più, deve invogliare l'utente a andare in quel punto vendita, perché noi stiamo chiedendo all'utente non di acquistare direttamente dalla comodità del suo divano, ma di recarsi nel luogo. Quindi anche il luogo deve essere un punto di interesse che richiami effettivamente l'utente a dire: ok, mi alzo dal mio divano e mi reco nel posto. L'ultimo punto di perché è importante per un'azienda che vende offline avere una piattaforma digitale è il fatto che i clienti stessi possono diventare promotori. Per il modo, diciamo, più semplice di crescere, ma non in termini di follower, eccetera, ma crescere in termini di business, è comunque quello di espandere la nostra visibilità. Perché più abbiamo un pubblico ampio, più abbiamo possibilità di attrarre nuovi clienti. Ovviamente l'obiettivo è sempre quello di conservarli, quindi di non avere solo clienti che vengono una sola volta. Però comunque più aumentiamo il nostro bacino di visibilità, più possibilità abbiamo di fare entrare nuovi clienti nel nostro imbuto. Ok? Quindi, se i clienti stessi hanno la possibilità, i clienti che si sono trovati bene con noi hanno la possibilità di fare passaparola, ma non solo all'interno della loro cerchia di amici e parenti, ok? Ma grazie ai social media, quindi facendo storie, postando contenuti, eccetera, ma taggando la pagina di riferimento o indicando il sito di riferimento, possono effettivamente aiutarci a portare un nuovo pubblico all'interno dei nostri locali. Mentre se io
negozio non ho una presenza online e quindi l'utente fa un posta un contenuto perché si è trovato benissimo nel nostro ristorante, posta il piatto, mette magari il nome e l'indirizzo. Ok, ma io non ho una pagina Instagram, quindi non può mettermi il tag. Vuol dire che tutto il pubblico che vedrà quel post dirà magari bellissimo, eccetera, ci andiamo a mangiare, ma non può salvarsi il punto, perché non può seguire la vostra pagina e quindi continuare a vedere i vostri contenuti. Dovrebbe scriversi da qualche parte il nome del ristorante, poi ricordarsi che nel telefono, nelle note di 3 mesi fa aveva scritto quel nome. È molto complicato. Mentre avendo una presenza online, l'utente può taggare la nostra pagina, il suo follower che vede il post e dice bellissimo, voglio andarci, eccetera, visita la nostra pagina è super interessante, quindi decide di seguirla. Questo nuovo follower inizierà a vedere costantemente i nostri nuovi post e ogni giorno avrà una riprova e un ricordo del fatto che deve venire a trovarci e a provare i nostri piatti. Ok? Quindi vedete che è molto più semplice, molto più intuitivo, e molto più efficace fare in questo modo piuttosto che aspettarsi che la persona si iscriva da qualche parte il vostro nome e il vostro indirizzo, e poi si ricordi da solo che deve venire a trovarvi nel vostro ristorante. Ci sarà sicuramente una percentuale che lo farà e verrà, ma sarà minima rispetto a quella che potreste effettivamente avere con una strategia, una presenza digitale forte che vi sostiene. Piccolo sorso di tè, vediamo se non mi brucio. No. È buonissima, tipo anche un po' floreale. Allora, veniamo al dunque, quindi, che tipo di presenza online dovrebbe avere un business offline? Allora, nomino Giulia di Nemawashi Studio perché è la sua parola preferita, ma la risposta è dipende. Ok, allora, dipende perché dipende dal business. Dipende dalla strategia che si vuole implementare. Solitamente io a tutti, sia business offline sia business online, consiglio di utilizzare almeno due piattaforme. Una di, allora lo dico in inglese ma poi lo spiego, una di content consumption, quindi di consumo di contenuti, e una di content discovery, quindi di scoperta di contenuti. Content consumption potrebbe essere appunto il sito web, quindi dove l'utente poi va a leggere, a consumare i contenuti, e content discovery invece può essere un social media, quindi dove si vanno a scoprire contenuti, scoprire realtà, per poi passare alla piattaforma invece di content consumption. Allora, quindi sicuramente di base io consiglio di avere un sito web fatto bene proprio, pensato, fatto bene non in termini necessariamente di design, anche se l'occhio vuole la sua parte, ma fatto bene nel senso di pensato a cosa voglio dire al mio consumatore, dove lo voglio portare, che azione voglio che compia, ok? Quindi un sito web fatto bene. Profili social e i profili social in base alla risposta che abbiamo dato alla domanda dove passa il tempo il mio cliente ideale, quindi se il mio cliente ideale come social network usa LinkedIn principalmente, io mi concentrerò su LinkedIn. Se il mio cliente ideale usa Instagram, mi concentrerò su Instagram, se usa Facebook, mi concentrerò su Facebook. Chiaro che potete usare anche più di una piattaforma, però pensate sempre a dove passa il tempo il vostro cliente ideale, perché se il vostro cliente ideale su Instagram non ci sta, è inutile che voi abbiate una presenza Instagram da bomba, ok? Perché lì non trovate il vostro cliente ideale, quindi perdete tempo. L'altra cosa che a volte va studiata bene è la newsletter o mailing list. Perché è importante la newsletter o mailing list? Perché al contrario dei social media, con la newsletter noi abbiamo un recapito del nostro cliente.
Quindi vuol dire che possiamo essere sicuri che tutti i nostri messaggi li arrivino, ok? È chiaro che questa cosa va costruita bene, specialmente per i business offline. Perché? Perché la newsletter non deve essere invasiva, non deve creare spam, deve essere di valore, deve portare valore al mio cliente. Quindi, e deve invogliare ovviamente l'utente ad iscriversi. Quindi è importante, diciamo, fare una bella ricerca per capire esattamente che tipo di informazioni di valore proporre all'interno della nostra newsletter, ok? Però diciamo, queste tre piattaforme sono quelle base che io consiglio di avere a qualsiasi business, ma in questo caso a un business offline, quindi sito web. Almeno un canale social, quello in base a quello più utilizzato dalla vostra clientela e una newsletter di valore. Ok, allora, momento marchetta. Lo faccio qui perché su YouTube ne parlo sempre poco, preferisco farlo su social media, ma dal momento che non c'è troppo tempo a disposizione, preferisco comunicarvelo anche qui. Allora, ho aperto le iscrizioni per il percorso Mindful Business per partire a settembre. Che cos'è il percorso Mindful Business? Il percorso Mindful Business è un percorso di consulenza basata su 5-10 sessioni in cui praticamente creiamo effettivamente una strategia sostenibile e consapevole per la vostra realtà. Quindi rientriamo in contatto con i vostri valori, con ciò che volete comunicare al vostro pubblico, con chi è il vostro pubblico e creiamo una strategia per promuovervi, ma che sia sostenibile sulla vostra realtà. Quindi, cosa molto importante, perché non è una strategia del copia e incolla, nel senso questo è quello che si deve fare, quindi questo è quello che devi fare, no. È una strategia basata in primis sul tempo che voi avete a disposizione, le vostre capacità. È chiaro che cercherò di spingervi fuori dalla vostra zona di comfort perché è lì che si cresce, però è una strategia ritagliata proprio sulle vostre necessità. Parte a settembre, è un servizio che io apro con 2-3 clienti, sono comunque sessioni individuali, non è qualcosa di gruppo, però lavoro solamente con 2-3 clienti alla volta perché voglio darvi il mio 100%. Per iniziare a settembre è rimasto un unico posto, quindi se siete interessati, pensate, che faccia il caso vostro, avete voglia di dare un cambiamento al vostro business, raccogliere risultati, fare le cose in modo consapevole, che vuol dire praticamente che non è che posto su Instagram, su Facebook, sul sito web, eccetera, così perché devo farlo, ma effettivamente con la consapevolezza di ciò che sto facendo e perché quelle azioni mi aiuteranno a raggiungere il mio obiettivo. Potete innanzitutto qui sotto in description box trovate il link alla pagina del sito web con appunto tutta la descrizione del servizio. Dopodiché, essendo un percorso impegnativo, un percorso importante per voi, si parte con una call conoscitiva gratuita in cui ci presentiamo. Voi mi raccontate il vostro progetto e capiamo insieme se effettivamente questo percorso fa il caso vostro. E per me è veramente importante, il mio obiettivo è aiutarvi, quindi se questo percorso non fa il caso vostro, io ve lo dico. Sono super sincera in questo. Quindi mi è rimasto un posto per iniziare Mindful Business a settembre. Dopodiché, invece, mi è rimasto un posto per lo sviluppo sito web ad agosto. Agosto io me lo prenderò fuori dai social media, quindi non ci vedremo, anzi, mi sa che qui sul canale pubblicherò gli ultimi 2 video e poi vado in pausa per agosto. Però io lavoro dietro le quinte, quindi ho deciso di aprire un altro slot per lo sviluppo siti web con Squarespace ad agosto. Quindi se siete interessati, anche lì potete trovare qui sotto il link in descrizione con tutte le informazioni e contattarmi e ne parliamo insieme per vedere se si può realizzare il progetto.
E basta, io vi ho detto tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso mettete un thumbs up, io adesso vado a finirmi il mio tè e a programmare per la prossima settimana. Ciao ciao!